Ed è con noi Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Toninelli, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Non avevo mai ascoltato la vostra sigla, è strepitosa. Grazie Toninelli, ci fa piacere che la apprezzi. Toninelli, come sta? È passata la tempesta, almeno in parte, per ciò che concerne Roma? Ma guarda, io sono uno dei grillini della prima ora e ne ho visto di tempeste passare. Sono sempre passate, ci siamo sempre rialzati, ma perché abbiamo la capacità e l'umiltà di imparare dagli errori. A Roma abbiamo commesso parecchi errori e ripartiamo con umiltà, perché non dobbiamo rispondere a nessuno se non ai cittadini che ci hanno votato. Mi permetto anche di ricordare a me stesso e a tutti quelli che ci ascoltano che Virginia e la Giunta 5 Stelle si è insediata il 7 di luglio. Sono passati poco più di 2 mesi, avremmo potuto fare meglio, certamente avremmo potuto fare meglio, ma questa città se la sono rovinata in anni e l'hanno rovinata in una maniera tale che difficilmente, anche con una gestione corretta, la fai rinascere in poco tempo. Quello che diciamo, ripeto umilmente, è lasciateci lavorare. Rimedieremo agli errori commessi, ma questa attenzione mediatica che abbiamo sulle spalle, guarda, io ti racconto un episodio, due sere fa uscivo da Montecitorio, dal palazzo dei gruppi dove abbiamo gli uffici. I nostri legislativi. Sono stato rincorso per circa 100 metri da una dozzina di telecamere e giornalisti. C'è un'attenzione morbosa e questo è anche una delle cause, perché io mi metto nei panni di Virginia, con la nomina di De Dominicis, che è stata ovviamente una nomina fatta velocemente, ma perché abbiamo tutto l'universo mediatico che ci sta guardando. Se queste cose, e questo lo dico adesso con voce seria, fossero capitate ad un altro partito, non gliene sarebbe fregato un cazzo a nessuno, non ci sarebbe stata una notizia o magari ci sarebbe stato un trafiletto. C'è il Movimento 5 Stelle, dà fastidio, dà parecchio fastidio a chi ha governato, insieme a chi ha informato, insieme a chi ha avuto i soldi per finanziare, pagare o gestire l'informazione e la politica. Quindi ce lo aspettavamo, è così. Quello che diciamo ai giornalisti, dovreste fare la stessa cosa anche agli altri. Quindi Toninelli, non è una questione di attenzione che c'è, magari di curiosità anche nei confronti di una novità per Roma, una novità indiscussa, quella del Movimento 5 Stelle, della giunta di Virginia Raggi. C'è proprio un accanimento nei confronti del Movimento 5 Stelle, come ha detto Grillo, un sistema che si muove compatto quando si parla di noi l'altra sera a Nettuno. Ma guarda, noi siamo felici che ci controllino, noi siamo il popolo del fiato sul collo, che dice agli altri dovete fare a noi per primi il fiato sul collo. Però ci dobbiamo anche constatare i fatti, perché noi dobbiamo dire che anche a Milano non mi sembra che Sala sia la Vergine Immacolata. Ci sono dei problemi enormi di economia con un PIL, che è zero, dopo gli annunci e le slide di Renzi di fronte alla Merkel che urlano vendetta, tanto false quanto tanto che erano false, eppure sembra che in Italia esiste solo la Roma, esiste solo la Giunta 5 Stelle, che ripeto è lì da 60 giorni, con agosto di mezzo, dove abbiamo ripulito le strade, fatto ripartire le scuole. Accettiamo questo, però rilanciamo dicendoci lasciateci lavorare, andate a controllare anche gli altri, c'è una schifezza nella politica che è enorme, troppo spesso vediamo che i giornalisti non fanno le domande che dovrebbero fare a queste persone. A proposito di Renzi, Toninelli, cosa ha provato quando ha visto il video di Renzi che da Bruno Vespa dice mai viste tante bugie tutte insieme? Guarda, la mia reazione è stata che ho postato sulla mia pagina Facebook, che ha avuto alcune centinaia di migliaia di visualizzazioni, il video del 2014 quando Renzi alle invasioni barbariche da sindaco diceva testuali parole: mai al governo con un inciucio di palazzo, solo attraverso le elezioni. Un paio di settimane dopo è diventato Presidente del Consiglio con un inciucio di palazzo che tutti conosciamo, gestito dall'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Poi vabbè, il Letta sei sereno, non ti ruberò mai la poltrona, però diciamo che... Quella è storia. Bastava. Ma Toninelli, ma quindi non ci vorrà dire che lei crede che Renzi non sia sincero quando anche ieri è tornato a dare la sua disponibilità, la sua apertura nei confronti della sindaca di Roma, ha detto anche di essere molto dispiaciuto per quello che sta accadendo nella capitale? Ma guarda, Renzi è meraviglioso, ma veramente c'è da imparare da questo ragazzo, perché è meraviglioso.
Allora, lui, allora, oramai il meccanismo l'abbiamo capito, è straordinario. Il suo spin doctor, comunicatore, Filippo Sinsi, manda un messaggio ai giornali e lui manda, Renzi stesso, manda un messaggio ai suoi soldati, colonnelli vari, Romano e quei Voltagabbana lì, che vengono da un partito, ora fanno parte del PD, gli dicono attaccate a mani basse violentemente il Movimento 5 Stelle, e quindi su tutti i giornali si riempiono questi signori qua che attaccano noi dopo aver fatto arrestare metà della loro dirigenza di Roma, perché ricordiamoci Mafia Capitale, le hanno arrestati a una marea di piddini, però dopo lui fa la parte del buono, fa la parte di quello che tende una mano, ovviamente, per tutto sulla base dei consensi, non muove un passo e non proferisce parola se non per recuperare il consenso e vincere al referendum di novembre o dicembre, a seconda del signor Renzi, della convenienza del signor Renzi, e ci sarà. La questione direttorio, Toninelli, andrebbe allargato in qualche modo, leggevo anche di ipotesi simili, ne state discutendo immagino in queste ore. Ma guarda, io sono, prima che un portavoce in Parlamento, sono un attivista. Quello che faccio io sul territorio è fare rete con gli attivisti dei paesi, delle città, dei comuni, con i consiglieri comunali, con i consiglieri regionali. E abbiamo creato, questo penso che sia la forza del Movimento 5 Stelle, una rete di aiuto e di scambio di aiuti, di informazioni, di competenze. Stiamo andando bene, ieri sera ero a Vimercate, un comune in provincia di Monza, Brianza, stanno andando alla grande. No, io non vedo tanto, io vedo più in questo il percorso, nell'umiltà, nel lavorare al fianco per aiutarsi. Prima viene il progetto e dopo vengono le persone. A Roma, secondo me, hanno commesso i ragazzi qualche errore, ma io sono fiducioso perché ne hanno commessi in buona fede. E quando commetti errori in buona fede e lì capisci gli errori, li rimedi e riparti alla grande. Il problema di Roma è che non ci state, voi non vi comprendo perché ci date la possibilità di parlare in onestà e siete onesti nei nostri confronti, ma non ci stanno permettendo di andare avanti, perché tutta questa pressione, ma voi immaginate quanto è difficile gestire Roma già normalmente, in più abbiamo i bazooka puntati addosso e già carichi da parte di tutto il sistema politico, informativo, industriale, eccetera, eccetera, che non ci permette di far cadere un capello che diventa una notizia, quindi non è semplice, ma sono convintissimo, sono sicuro che ce la faremo. Che cosa pensa di fronte all'analisi, ci capita ormai veramente quotidianamente su molti giornali di leggerle, che parlano di correnti all'interno del Movimento 5 Stelle? Io posso dirti che non ce la faccio a capirle, io proprio non il mio modo di pensare non riesce a spiegare questo modo di ragionare, ma io lo spiego perché chi le fa, magari non le fa in malafede, ma le fa perché è quello il loro modo di vedere le cose, è quello il loro modo di giustificare le scelte. Però si dimenticano una cosa, nel Movimento 5 Stelle fai due mandati, e se c'è qualcuno nel Movimento 5 Stelle che ragiona in quei termini, ci potrebbe essere qualcuno, io penso che faccia un enorme errore, perché fai due mandati, significa che non sarai un professionista della politica e che non farai soldi, perché ti dimentichi pure lo stipendio. I giornalisti sbagliano a fare questo, perché si dimenticano questo piccolo particolare. Il Movimento 5 Stelle è prima di tutto un progetto, è un insieme di idee che ha come obiettivo quello di far bene agli altri. Il paradigma dai vecchi partiti invece è fare bene a se stessi o a chi sta vicino a chi in quel momento fa politica. Questo secondo me è la parte vincente. Noi siamo passati da momenti difficili in cui la stampa ci massacrava, ma sa quante volte ci è andato per morti appena arrivati in Parlamento con gli scontrini, dopo le elezioni europee del 2014, dopo quarto. Sono tutti casi che sono simili a Roma, ci siamo sempre rialzati, ma perché? Sì. Nel Movimento 5 Stelle non vince la persona singola, ma vince la collettività e i progetti che uniscono questa collettività. L'ultima considerazione su Roma, poi le voglio fare una domanda sul referendum, Toninelli. Uno come Di Pietro, emerge questo nome nelle ultime ore, nella capitale circola come ipotetico assessore al bilancio, potrebbe dare una mano anche a livello di personalità e gestione dell'enfatizzazione mediatica a cui insomma è abituato? Ma guarda, io ti rispondo un po' come prima e ti chiedo anche perdono, nel senso che a me interessano poco i nomi, mi interessa che ci sia una giusta competenza, una totale indipendenza da Persi,
e una volontà di rispettare quello che non sono i nostri indirizzi politici, cioè una coincidenza, una coesione di idee. Io ti dico molto umilmente, se fossi diventato sindaco anche di un comune di 10.000 abitanti, la prima cosa che avrei fatto è aprire un bando pubblico, cioè mi sarei aperto alla collettività. Io ti riporto l'esempio del comune di Mercati di ieri, dove questi ragazzi nostri hanno fatto la stessa cosa. Un comune di 20.000 abitanti oggi ha come assessore dei professori universitari, del ricercatori che erano all'estero a lavorare, che si sono visti questa chiamata pubblica, hanno risposto all'appello della cittadina, del Movimento Bella chiave di lettura. Questo forse avrebbe risolto una parte dei problemi, nel senso che è meraviglioso aprirsi a tutte quelle che possono essere le competenze. Il problema di Roma è che con questa pressione, la fretta, la paura di sbagliare, la paura di sbagliare, purtroppo ci ha portato anche a sbagliare. Sul referendum invece, questa data quando potrebbe arrivare secondo lei? La data del voto? Quando ho visto Renzi davvero, perché già dire che un Presidente del Consiglio va in una TV e annuncia in TV un'eventuale data di un referendum sulla cosa più importante che abbiamo, che è la Costituzione, mi veniva da vomitare sinceramente, ma da cittadino te lo dico. Poi quando ascolto che dice che la data può essere tra il 15 di novembre e il 5 di novembre, è come dire che tu ti sposi, ti devi sposare. Io dico, quando è che ti sposi che vengo al tuo matrimonio? Mi sposo tra il 15 novembre e il 5 dicembre. Io dico, ma come faccio a organizzarmi a venire al tuo matrimonio se non mi dici quando? E questa è la nostra situazione, di persone che vanno in giro per l'Italia a diffondere il verbo sacrosanto del no referendum, ma non sanno come organizzare i lavori, perché questo farabutto non dice quando sarà la data fatidica. E ti ricordo che la data del referendum sulle trivelle, decisa da Renzi, ha fatto la data in sé, proprio come elemento sostanziale della data, ha fatto cadere il referendum, perché lui l'ha messa in un momento in cui sapeva che non si sarebbe raggiunto il quorum. Quindi la data è importante. E quando il Presidente Mattarella disse un paio di mesi fa, chi fa la caccia alla data del referendum è come la caccia ai Pokémon, secondo me ha fatto un bel inciampo, perché la data del referendum è fondamentale per la vittoria del sì o del no. Grazie Toninelli. Grazie a voi, buon lavoro, grazie per gli spazi che mi avete dato. Grazie ancora. Grazie a lei e buon lavoro a Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle.